Finalmente ho la cipra più virale del momento tra le mie mani. Questa qui sta spopolando proprio per la sua resistenza, quindi oggi voglio andarla a provare con voi. Ho anche i puff proprio per metterla al meglio. Proviamola subito insieme. Adesso facciamo una prova di resistenza, quindi vado a mettere il rossetto. Lo metto sulla guancia proprio per farvi vedere meglio. Adesso vi faccio vedere senza come va via adesso con la cipria. Guardate qui, raga, qui è intatto, non si leva. Guardate qui quanto è andato via, qui è rimasto intatto. Io ne sono veramente innamorata, ringraziando Dio ne ho prese tantissime. Faccio queste due qui e poi anche la scorta a casa, quindi top. Fatemi sapere cosa ne pensate e se l'avete provata. Intanto io vado a struccarmi. Sono le 7 del mattino, io mi sono truccata in questo modo. No, ieri sono andata a 18 anni, ma stasera dovrò andare un altro, quindi mi tocca andare a scuola truccata così. Ma non ci perdiamo in chiacchiere perché ci prepariamo insieme per andare a scuola. Mi sono spostata in cucina perché devo fare colazione. Metto queste mollettine perché non voglio far andare i capelli sul trucco. Quindi facciamo colazione insieme e poi ci prepariamo. Comunque, voi sapete a scuola quanto mi trucco poco. Quindi andare a scuola così non so se le prof lo accetteranno, però devono capire che devo andare a 18 anni. Comunque, biscotti del momento, i rigoli, mi stanno piacendo un botto, quindi faccio colazione e poi ci vestiamo. Voi sapete che io prima di vestirmi ovviamente devo fare lo zaino, perché ieri sera non l'ho fatto. Queste qui, materie del giorno. Adoro questi due quaderni nuovi, questo qui è bellissimo. Questa qui merenda del giorno, Kinder Bueno, Fonzie e succo a pesca. Avevo dimenticato l'acqua. Adesso vediamo cosa indossare. Metterò questo jeans perché fa troppo caldo con questa felpa qui. Con una di queste t-shirt. Come calzini, credo metterò questi qui bianchi. Ragazzi, io sono pronta. Questo è il mio outfit. Lo adoro. Ho preso lo zaino. Io vado a scuola. Dato che devo andare ad un 18° compleanno, devo ancora vedere cosa indossare. E sono le 8:35. Adesso ci prepariamo insieme. Fa freddissimo, quindi leviamo da mezzo le cose corte. Nel mentre che decidevo ho messo questo pigiamino, però ci siamo. Ho deciso di mettere questo vestito qui che è molto molto bello e poi ha la particolarità della maglia a guanto. Adesso lo metto e vi faccio vedere. Guarda, cioè, è bellissimo perché fa anche delle forme molto molto belle. Questa qui è la manica. Adesso accessori. Come borsa metterò questa qui di Yves Saint Laurent. Adesso ve la mostro. Con i dettagli oro, quindi i tacchi li metterò beige che richiamano la borsa. Comunque, ragazzi, no, non in ritardo di più. Eccomi qui, spacco, tacchi. Adesso mettiamo il profumo. Metto questo qui di Montale senza caffè. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io sono appena tornata dalla festa, infatti è tardissimo, mi devo struccare. Prendo questo commento a caso, ma sono davvero schifata dai commenti. Prima di tutto vado a togliere questo. Ci sono commenti davvero poco poco carini, che io personalmente non farei mai. Solamente perché ho dormito una notte truccata, dato che ho avuto due diciottesimi un giorno dopo l'altro, ovvero ieri sera. E questa sera. Allora vi spiego cosa è, diciamo, successo.
In pratica, ieri pomeriggio è venuta la makeup artist a truccarmi perché la sera avevo un diciottesimo, mentre oggi, ovvero questa sera, ne ho avuto un altro. Quindi, ieri sera, quando tornai dal diciottesimo, pensai, vabbè, non mi strucco, lo faccio durare fino a domani perché comunque è un bel trucco, non è quello che faccio io, perché ovviamente la makeup artist è tutta un'altra cosa. Lo faccio durare fino a domani, così che domani sono pronta già con il makeup più bello, eccetera, per quest'altro diciottesimo. Tutti quanti scandalizzati, che schifo, cioè raga, ma cosa? Tutti quanti, ma non ti sei lavata la faccia? Cioè, non è che se per un giorno non metto l'acqua o la pellenina, cioè, è perfetta comunque. Per quanto riguarda gli occhi, ovviamente l'ho lavati, perché nella vita ci sono soluzioni, ovvero ho preso un cotton fioc, quello lì dove si pulisce le orecchie, e l'ho passato per tutto l'interno dell'occhio e poi ho passato un po' d'acqua così. Infatti, proprio per questo motivo, prima di andare alla festa di questa sera mi sono ripassata un po' il correttore tutto agli occhi, perché dato che ho sciacquato gli occhi stamattina si era un po' sciolto. Quindi, ragazzi, nulla di così. Comunque vado a struccarmi meglio in bagno e la prossima volta aprite un po' più la mente e state meno cattivi. Oggi è domenica, quindi ci prepariamo insieme per andare a fare un aperitivo. Sono già truccata, mi devo solamente vestire. Nel frattempo che decidevo, ho messo questo pigiamino. Comunque metterò questo jeans nero di Zara, che è un po' cargo. Il jeans è questo qui, è semplice. Dato che comunque fa caldissimo, è una bellissima giornata, metterò questa qui che è sempre di Zara. Allora, secondo me questo jeans non è proprio così bello. Non so se mi piace o lo cambio. Ora vedo se trovo di meglio. Sto mettendo l'armadio sotto sopra, anche questo qui. Adesso lo proviamo. Allora, anche questo qui sta benissimo, però il jeans color jeans lo metto quasi sempre, il nero non lo metto mai, quindi opterò per il nero. Questo è il motivo perché faccio sempre tardi. Poso questo qui, se no mamma mi rompe. Ecco qui. Ho rimesso il jeans nero. Come scarpe metterò queste qui di Louis Vuitton, perché sono quelle che si abbinano meglio. Eccole qui. Non è male, poi tutto sommato. Adesso vediamo la borsa. Aggiungo questa qui di Prada perché io volevo mettere la Saint Laurent, ma ha i dettagli in oro e io non ho cose oro, ma ho comunque cose argento, quindi questa qui ci sta benissimo. Dato che sarò in giro fino a stasera, ho portato un giubiletto. Guardate qui quanto è bello perché è super luccicoso come una maglietta. Questo qui è l'outfit completo. Che ne pensate? A me piace tantissimo.